Amici sportivi, ben ritrovati. Gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da Verica Carburanti Spa, main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024. Da oltre 50 anni con benzina, gasolio, agricolo, GPL e metano ti accompagnano nei tuoi viaggi. Sono anche Luce e Gas, invia infatti la tua bolletta per una consulenza gratuita oppure chiama allo 0444 795288. Li puoi trovare a Barbarano Mussano in via Dante 35A. Il ristorante Castelli Giulietta e Romeo si trova a Montecchio Maggiore in via Castelli 4, Martiri 4. Oltre al servizio di ristorazione, di pranzo e cena si possono organizzare eventi sia a livello privato che meeting aziendali. Menù a base di piatti della tradizione veneta. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Siamo qui con mister Federico Coppola al termine di un match ricco di emozioni. Federico, proviamo a riavvolgere il nastro. Un primo tempo in cui il Montecchio parte bene, alla prima occasione l'Este va in gol. Secondo tempo, partita a senso unico, sembrava che il gol non volesse venire, ci arriva con Visinoni, forse finale e finale thrilling con il gol di Cardellino, esplosione al ginocosaro per la vittoria. Hai detto tutto giusto Germano, siamo partiti molto bene, abbiamo fatto 25 minuti davvero forte, i ragazzi hanno interpretato la partita nel modo giusto e al primo affondo dell'Este su un cross abbiamo preso gol. Poteva far male quel gol lì, un po' ci ha fatto male, poi siamo stati bravi a ricompattarci, i ragazzi sono stati bravi ad avere una reazione importante e ribaltare questo risultato contro una grande squadra. Questa è una vittoria che i ragazzi hanno cercato e voluto da martedì, che lavorano forte e volevano dare una svolta a sto campionato e portare i primi tre punti in questo gruppo che ci fanno davvero bene. Infatti queste prime tre partite, prestazioni però purtroppo seguite solo da un punto e nessun gol fatto, quindi probabilmente anche da un punto di vista psicologico c'era un po' un peso. Poi ti trovi sotto 1-0 e lì potevi crollare del tutto, invece quello che mi è piaciuto soprattutto nel secondo tempo è stata una reazione, cioè, di tutti i ragazzi dal primo all'ultimo, quelli che sono entrati, da Garbero a Crestani, un po' tutti che hanno dato il massimo, ma soprattutto hanno finalizzato con il gol di Cardellino, colpo di testa di Zanella, l'altro tiro di Visinoni, Valenti, cioè è stato proprio veramente un tam tam, un assedio. Sì, c'era proprio, vedevi, voglia di vincere, era un po' che non vincevamo, erano tre partite e la vittoria del gruppo, i ragazzi sono stati davvero, davvero bravi, ma poi si è vista quando abbiamo fatto il secondo gol, no? Con Cardellino, le esultanze, i ragazzi sono andati ad abbracciare, quelli della panchina, e quelli sono segnali di un gruppo che sta lavorando bene. Non dimentichiamoci che questo è un gruppo che ha tanti, tanti giocatori nuovi, ci vuole un po' di amalgama, stiamo lavorando bene, con tanto impegno, ma noi ogni domenica mettiamo dentro 2-3 giocatori che c'erano con noi l'anno scorso, perciò nel calcio ci vuole tempo e pazienza, è vero che nel calcio a volte non si ha tempo, ma noi ci stiamo mettendo il massimo impegno. Bene, Federico, complimenti, andiamo a goderci questa vittoria, dopodiché da martedì si volta pagina per essere pronti per Bolzano. Complimenti ancora a te e a tutta la squadra. Grazie Germano, grazie mille. Mette palla, vediamo per Visinoni, 1-2 ancora Visinoni. Pallone, vediamo Bigolin, mette palla, vediamo per Visinoni, 1-2 ancora Visinoni. Gol di Nicolò Visinoni, era nell'aria e la sblocca. Nicolò Visinoni, primo gol di questo campionato per il Montecchio. È il momento di accelerare. Lancio lungo, vediamo, spizzica, vediamo Nicolò Visinoni, è vicino all'area di rigore, prova a saltare l'uomo, arriva Medina, tiro! Nugolo di avversari, vediamo palla in mezzo, pallone teso, esce Segantini, attenzione. Resti dell'area, parte Nicolò Valenti, tiro a giro, vediamo che arriva Zanella e para. Ne parte Nicolò Valenti, calcio d'angolo, cross ad uscire, vediamo che arriva
Bigolin, ancora Bigolin, era fallo di mano, probabilmente era fallo di mano, ma non all'arbitro. Vediamo ancora Marco Burato, va in fascia, mette palla al centro, pallone che rimane lì, tiro, gol! Fallo di mano, probabilmente era fallo di mano, ma non all'arbitro. Vediamo ancora Marco Burato, va in fascia, mette palla al centro, pallone che rimane lì, tiro, gol! Grandi Julian Tardellino, lo sblocca Julian, mette la freccia! Era stato inoperoso fino al minuto numero 83, ma i bomber si vedono quando serve. Julian Tardellino la mette dentro al minuto numero 83. Montecchio Maggiore in vantaggio. Termine, lancio lungo, salta Zanella e ancora Guitto. Esce fuori, attenzione. E De Vido, perché rimane lì, batti e ribatti ancora De Vido, palla che va alta. Complimenti per il secondo tempo, una grandissima prestazione vinta con il cuore, complimenti a tutti. Quanto abbiamo sofferto, Antonio? Abbiamo sofferto pochissimo oggi. È tutto da Monte.